La lezione, questo è quello che la Lazio dà alla Roma oggi. Da una parte c'è una Lazio forte, robusta, con il pelo sulla pancia, una Lazio che capisce qual è la partita, va di mazza, e dall'altra parte c'è una Roma che va a farfalle, esile, che sono lì in gita, gita scolastica, cioè non si capisce come la Roma possa arrivare anche a impensierire di prendersi questa partita, cioè praticamente la Roma entra in campo e dice a quelli della Lazio: prendetela, questa partita è vostra, questi tre punti sono vostri. Bruttissima, bruttissima Roma, mi dispiace dirlo per uno che fino a poco tempo fa pensava e diceva che la Roma poteva anche essere di scudetto. Io ci volevo credere a una Roma da scudetto, e vi dirò perché nel seguito appunto di questo video. D'altra parte invece la Lazio, che io ho sempre detto attenzione, questa Lazio, infatti pronostico scommesse, per me era Lazio, ho detto Lazio, Lazio, ho detto la Lazio vince e vincerà sicuramente, infatti la Lazio ha vinto. Perché? Perché la Lazio è una squadra che nelle partite secche è fortissima, certe volte si dimentica di giocare, certe volte dimentica di essere la Lazio. E c'è anche un altro punto: la Lazio per giocare bene deve essere davvero, deve andare al 110%, se la Lazio va all'80%, al 70% la Lazio le prende, ma nel derby tu giochi al 110%, tu, ma non la Roma. La Lazio ha giocato al 110%, ma non la Roma, perché una Roma che entra in campo in questa maniera, io davvero, io da romanista in questo momento sarei quasi mortificato, perché è uno spettacolo che dà impasto agli altri tifosi, cioè di una Roma che neanche si difende, di una Roma che non c'è. Una Roma che non c'è, che non gioca, che neanche ti prende, non lo so, il fallo, il rosso, non importa, però sei lì a giocartela in maniera robusta, in maniera vera, no. Stanno lì a fare il fraseggio, il tocchetto, il lancio, il crossetto, ma tutto così, tutto in pasto ai ragazzini, così ci giocano la primavera, ma neanche la primavera ci gioca così. È una delusione totale questa Roma per me questa sera, è una delusione totale questa Roma per me questa sera. La Lazio invece non mi stupisce per nulla, sapevo che la Lazio avrebbe fatto questa partita, l'ho detto, quando ho fatto pronostico e scommesse, la mia rubrica, ho detto nient'altro che questo, la Lazio è una squadra che ti cambia e ti ricambia tutto all'interno della stessa partita. Ti apre e ti chiude le porte all'interno della stessa partita, ti attacca e ti difende, ma oggi non ha dovuto neanche attaccare, perché trovato il gol, si è messa lì, ha fatto una cosa semplicissima: mi metto lì, aspetto quelli della Roma che fanno il tiki 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 tac tiki tac tiki tac e ti vanno in contropiede, 7-8 gliene ha fatto. L'altro punto, signori, ma tu il secondo tempo entri con la bava alla bocca, entri con il coltello nei denti. Il secondo tempo, se tu perdi un derby già 2-0, entri con il coltello sui denti. Ma lo fa persino il Torino con la Juve, lo fa l'Inter o il Milan o viceversa, lo fa il Genova con la Samp e viceversa. Invece qua la Roma 0-2 hanno chiuso proprio, hanno spento la luce. Cioè, sono uscito dallo spogliatoio, hanno spento la luce, cosa fa? Andiamo a casa? No, guarda, c'è un secondo tempo da giocare. Mi dispiace per la Roma, mi dispiace, l'ho vista crescere questa Roma, ma non lo so. Invece la Lazio è sempre la stessa, io non posso dire sapete, quando ho iniziato questo canale, è stato l'anno scorso praticamente, seguivo 5 squadre, le grandi squadre ovviamente, quindi un po' tutte le squadre le ho viste plasmarsi, non la Lazio, perché la Lazio è sempre la stessa. La Lazio quel gioco ha, la Lazio ha quel gioco, la Lazio ha quel modo di giocare, a quei grandi e forti giocatori. Però per fare male alla Lazio ti devi mettere là col coltello in bocca, ti devi mettere là e punto per punto, zolla per zolla te la vedi e te la combatti. E qua la Roma non l'ha fatto e si è presa fino adesso il 3-0, tre pappine se l'è prese, e ne poteva prendere di più. Mi dispiace, io se fossi un romanista in questo momento sarei un attimino davvero un po' giù, perché dare in pasto una partita del genere anche agli altri tifosi non è bello. Non è bello, ve lo posso dire, ve lo posso garantire, ma lo sapete tutti. Chi sa di calcio sa benissimo che perdere un derby non è solo per il derby all'interno di Roma, è perché tu hai dato proprio la tua squadra, l'hai data così. L'hai regalata così agli avversari, a tutti gli avversari che guardano la Roma e dicono: ma 3-0 è volata via, cioè l'hanno spazzata via, l'hanno, si è fatta spazzare via. Lezione di gioco da parte della Lazio, allenatore, squadra, gruppo,
tutto. È una lezione, spero per la Roma che questa lezione gli faccia bene, ma non credo, ma non credo, ma non credo. Sulla Lazio ne parleremo, sapete, qua facciamo tanto il punto sul campionato, si parla tanto, si fanno pronostici e scommesse, si fanno tante rubriche. E queste sono le, diciamo, come si, subito, la prima reazione, però ne parleremo anche della Lazio e parleremo della Roma. Domani voglio fare qualcosa su questo derby, perché comunque c'è tanto, davvero tanto, davvero tanto. Devo dire la verità, due squadre, fra di cui una non ha giocato e non ci si comporta così nei derby. Quindi questo è qualcuno davvero dovrebbe andare nello spogliatoio, ma chi? Non ci sono più i Totti, i De Rossi, non ci sono più. Non ci sono più quelli che potevano entrare, i Conti, i Florenzi, non lo so, l'anima della Roma. Alla Roma hanno tolto quell'anima lì. E senza quell'anima lì, nei derby, non ti ci presenti bene. La Lazio invece quell'anima lì ha, che ce l'ha. C'ha tanti di quei giocatori che possono dire, non lo so, sono ormai della Lazio, faccio parte della Lazio, mi sento Lazio. Quelli della Roma ancora no, ancora no. Detto questo, sta per finire, signori. Iscrivetevi, campanella e un like se vi piace, un like. Sono sempre lì a guardare se c'è qualche altro gol o no. Comunque ormai la partita sta per finire. Ragazzi, iscrizione, iscrizione, iscrizione e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao, ci vediamo domani. Ciao ciao.